Questa canzone. Lo spazzacamino, mestiere duro, eh. Abbiamo nel pubblico qualcuno che lo vorrebbe fare, eh. C'è un signore qua seduto davanti, no, un mestiere un po' dimenticato adesso. Faticoso più che altro. Però secondo voi, ragazze, voi che cantate, vieni anche tu qua, non starmi così lontana, eh. Io ho già mangiato. Vicino, non... vicino. Questo spazzacamino, sì, in questa canzone è un po' birichino. È un po' impegnato, diciamo. Secondo te che cosa fa in questa canzone questo spazzacamino? Lasciamo il pubblico ascoltare il testo, magari decidono loro cosa, qual è il suo ruolo, okay? Decidete voi con le mondine lo spazzacamino. Per questi voce allegra e bella dello spazzacamin, s'affaccia alla finestra una bella signorina con voce graziosina, chiama lo spazzacamin. Prima lo fa entrare e poi lo fa sedere, dà da mangiare e dopo aver mangiato, mangiato e ben bevuto, gli fa vedere il buco del camino. Quello che mi rincresce è il mio cammino stretto. La gente va dicendo dello spazzacami che dopo 9 mesi è nato un bel bambino che somigliava tutto allo spazzacami e dopo 9 mesi è nato un bel bambino che somigliava tutto allo spazzacamino, che assomigliava tutto allo spazzacamino. Hai capito qual è il lavoro? E dopo 9 mesi abbiamo capito cosa hanno fatto queste povere disgraziati. La signora dice: anch'io voglio lo spazzacamino a casa. Signora, non c'è più! Mi dispiace.